Il programma è presentato da Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cocco, co, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di senato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Lei non ha un cognome di Figliari. Come si arriva ad insegnare nella patria del nepotismo? Spendo tenacia e soprattutto cercando di verificare un certo tipo di lavoro, se piace, quindi se ci si può mettere la giusta passione. Ho capito. E lei invece attualmente svolge solo la professione di docente universitario? Sì, attualmente sì. E cosa pensa invece di chi svolge doppia professione? Quindi non sarebbe più giusto che si riducesse ad una sola professione? Questo accade in alcune facoltà, non in tutte, poi c'è anche da tener conto comunque delle proprie attitudini professionali, in alcuni casi forse lo svolgere comunque una professione parallela, collaterale, può anche servire in un certo senso poi all'attività di formazione che viene svolta nell'università. Va bene, adesso passo la parola al mio collega che mi farà più domande. Che tipo di studentessa era? Pancazzista? Secchionazza patologica? Oppure brava ma non si impegnava? Mi impegnavo raggiungendo dei risultati, insomma, a volte ottimi, a volte buoni, a volte soltanto sufficienti. Quindi un po' tutte e tre, un ibrido. Un ibrido? Secchiona al massimo non lo sono mai stata. Lo sono stata dopo, ma non durante il percorso universitario. Quindi tanto tempo allo studio, ma anche tanto tempo al divertimento, senza essere però fancazzisti. Nel momento in cui studiavo concretamente, ottimizzavo i tempi e cercavo di prestare insomma tutta l'attenzione, anche per tante ore. Dopo aver superato un esame mi prendevo comunque dei giorni di riposo, di svago, per poi riprendere. Se è piacevole questa espressione, allora sì, mi ci direi ritrovo. Che questa domanda l'ha superata. Quando era studentessa, che tipo di ragazzo la colpiva? Il palestrato fighettino, intellettuale oppure brutto ma intelligente? Intellettuale. Ma brutto o bello? Spesso pure brutto, eh. Insomma, del tipo con gli occhiali, magari legati con lo scotch, queste cose così. Quelli con il brufo, con l'acne. Presi con gli attacchi proprio acuti di quelli che insomma si vedono. Ma quello non è il vero intellettuale. Io ho parlato di intellettuale. Quindi solo il cervello, il fisico non. Cioè, il cervello è il fascino. Sì, infatti. Il fascino. Occhiali o senza? Indifferente, no. non è un limite, anche perché tra l'altro ce l'avevo io, per cui. L'abito non fa il monaco, insomma. E passiamo all'ultima domanda, il momento del lancio della torre. Chi preferirebbe lanciare dalla torre, un collega raccomandato o incompetente? Incompetente. Quindi come la vede per quanto riguarda le raccomandazioni, qual è la sua posizione? È un assetto un po' difficile, perché sono di per sé insomma molto diffidente. E per cui voglio riscontrare in modo effettivo il tipo di raccomandazione. Va bene, allora passiamo al collega invece. Prego.
Bene, Fortunato, le vorrei fare una domanda, penso, abbastanza semplice. La decisione per l'essenziale produce, senza programmi, come un immediato sviluppo di cultura che coinvolge i giovani d'Argilla con generosità e coraggio. Prima fra tutte, quella citata per la libertà dell'educazione in un contesto ideologico insensibile, privo di quella libertà di coscienza e quindi di educazione ed espressività culturale, di cui oggi vediamo le gravi conseguenze, purtroppo. Conoscendo queste basi subdole, cosa pensa di questa situazione? Ma io un dato che riscontro quotidianamente è quello in verità che ci sia poca cultura. Va bene, adesso c'è una lettera di un suo ex studente che ci è pervenuta insieme ad alcune altre lettere e abbiamo selezionato questa, quindi volevamo fargliela leggere, insomma fargliela ascoltare. Sì, bene. Allora, le scrive un suo alunno molto affezionato che... Mi fa piacere che abbiate selezionato un alunno molto affezionato. Ho detto che sicuramente lei si ricorderà. In senso ironico, questo molto affezionato. No, no, seriamente. È un alunno su cui lei ha lasciato un'impronta. Sembra un del contrario della mia espressione. Ha detto sicuramente si ricorderà di lui. Il suo nome è Salvatore Muoio. Si ricorda? Sì. Leggo la lettera. Sì, sì. Voleva fare un saluto a Salvatore. Soprattutto augurando sempre il meglio. Alla delegata, per favore. Augurando sempre il meglio. Ho seguito scrupolosamente i suoi consigli e praticato i suoi innumerevoli tutorati. Anche grazie a lei e allo studio della sua materia e alla laurea in economia ho raggiunto dei traguardi. Ricordo ancora le sue parole, secondo le quali lo studio alla fine paga sempre. D'accordo? Sì. Secondo lei ora che attività svolge Salvatore? Che tipo di studente era? Beh, questo non se lo ricorda che tipo di studente era, perché non posso sapere che cosa faccia ora, onestamente non so. Anche perché non ad oggi non sempre è tutto strettamente connesso agli studi che si ha la possibilità insomma di fare. Il mondo del lavoro e il proseguo anche di studi sicuramente insomma può prendere anche dei percorsi differenti da quelli iniziali. Infatti questo è il caso di Salvatore ed è così che svolgo l'attività di piastrellista presso una ditta. Un ringraziamento e cordiali saluti. Cosa ci dice a riguardo? Che non la leggo come un fallimento. Al momento io mi auguro semplicemente che le sue aspirazioni siano state accantonate e naturalmente, ecco perché dicevo, non sempre poi gli studi hanno una concreta realizzazione poi nel mondo del lavoro. Non sempre non significa abbandonare però le proprie attitudini, le proprie aspirazioni. Possono anche decorrere degli anni in cui si continua a mantenere. Questo credo che valga un po' per tutti noi. Si deve comunque continuare a mantenere alto quello che è il proprio obiettivo o comunque le proprie aspirazioni di vita, facendo anche altri lavori che non anche si allontanano del tutto anche dal proprio sacrificio di studio insomma fatto, perché da questa lettera riconosco che si vuole mettere in evidenza purtroppo al momento il dottor Muoio non è riuscito a realizzare quelle che sono le sue aspirazioni. Un breve quiz di cultura generale. Forse prego, possiamo... Sì, sì, prego. Allora, cosa pensa dell'ultimo disco di Vincent? Non lo conosco. Mi devo sentire in colpa. Poi la seconda domanda è: quale dei tre famosi componenti della band The Jonas Brothers preferisce? Quale dei componenti?
Perché ne dovrei preferire uno? Vabbè, conosci i componenti allora? Vagamente sì. Qui non è troppo promosso perché la risposta deve essere no. Secco no. Sincerità innanzitutto, quando c'è diversione d'esame, noi siamo qui, purtroppo non impieghiamo il nostro tempo, non possiamo fare queste cose, insomma avremmo dato il tempo a qualche altra persona. Della musica. Invece, quale personaggio della serie TV di Sam Kick l'ha appassionata di più? Nessuno. Conosce qualche personaggio della serie? Ma nessuno che mi abbia appassionato più di tanto. E qualche nome? Non glielo faccio. Almeno due. Diciamo che... rifiuta di rispondere. Sì, anche cose. A Vato in anche questo caso. Si applica della... un po', comunque, sì. Chi è il capitano della famosa squadra calcistica dell'Inter? Ah, per carità. Non ne voglio sapere nulla. E della mi posso avvalere di non rispondere anche in questo caso? Mi sembra preferibile perché mi vedo molto schierati pro Inter. No. E allora perché avete scelto questa domanda proprio sull'Inter? Così. Per cultura generale, per facilitarla, perché è una squadra, cioè una delle squadre più famose, quindi pensavamo di aiutarla così veramente. Chi è il capitano della sua squadra? Ugualmente ci sono altrettante squadre forti in Serie A che comunque le quali può essere riversata uguale attenzione, non solo all'Inter. L'Inter mi sembra fin troppo sponsorizzata. Qual è la squadra più forte che stanno in Serie A? Più forte? Insomma ce ne sono differenti, forse l'ultimo fine settimana, insomma, comunque ha decretato con un assetto un po' differente rispetto a quello di qualche settimana fa, insomma. Ci sono state delle ragguardevoli prese di posizione. Va bene, adesso l'ultima domanda. Lo Scarnale sarò quanto? Non mi dice nulla. Non conosce. No. Vabbè, finiamo questa seduta d'esame. Professoressa, si accomodi. Chi me lo doveva dire? Guardi, noi abbiamo pensato ad un 18 per venirle incontro, un 19 per non abbassarle troppo la media. Cosa fa l'accetta? Due premesse. La prima è che non ho una media da abbassare, per cui essendo la prima occasione, tutta più dovreste dare un voto per incentivare. Massimo, e questo è il primo dato. Il secondo dato è che credo che il 18 sia scaturito dalla sua valutazione. Le diamo 25 per incentivarla, accetta? Accetto, ma con riserva. Il professore non lo sa.